L'inquinamento ambientale, sia indoor che outdoor, ha purtroppo degli effetti negativi anche sulla riproduzione umana. Di questo se ne è parlato a Roma in occasione del primo convegno della Società Italiana di Riproduzione Umana e noi abbiamo fatto il punto della situazione su quanto incide questo inquinamento, quali sono gli studi ad oggi che sono stati svolti e cosa si può fare per limitarlo con il dottor Montano, che è uno dei tre presidenti della società del congresso. Noi abbiamo già quindi fatto e pubblicato alcuni risultati in Campania. Tra l'altro, proprio ieri abbiamo messo insieme e presentato, e stiamo in fase di pubblicazione, i dati della Regione Campania con quelli della Sicilia e della Puglia. In particolare, siamo andati a verificare l'impatto dell'inquinamento sul DNA spermatico in soggetti che vivono nella zona della Terra dei Fuochi con soggetti che vivono nella zona di Taranto, mettendo queste due popolazioni che vivono in zone a più alto rischio ambientale con quelle invece di Palermo e di una zona del Salernitano a basso impatto ambientale. Lì abbiamo visto appunto delle differenze statisticamente significative e abbiamo quindi potuto quindi considerare che uno dei parametri più sensibili all'inquinamento ambientale è proprio il DNA spermatico. Siamo in fase di pubblicazione, a breve i dati. Ecco, cosa potremmo dare anche come consiglio a chi si appresta, a chi purtroppo non riesce ad avere dei figli e quindi magari parlare di alimentazione corretta o anche altri stili di vita corretti? Allora, cioè, se tu vivi in alcuni contesti ambientali inquinati, ovviamente c'è da contenere quindi il danno. Noi su questo aspetto, proprio col Ministero della Salute, che ci ha finanziato un progetto su tre aree ad alto impatto ambientale, Brescia Caffaro, Val di Sacco e Terra dei Fuochi, stiamo preparando questo modello. Un modello che si basa, oltre che sullo stile di vita, ovviamente, evitare alcol, evitare quindi fumo, evitare diciamo così comportamenti scorretti, ma soprattutto individuare nell'alimentazione e in particolare sul modello mediterraneo, spinto sul vegetale e su prodotti coltivati con sistema quindi biologico, dare appunto queste indicazioni. Perché questo? Perché gli alimenti del mondo vegetale, ricchi di antiossidanti e di detossificanti, possono avere un'azione di contenimento dell'azione pro-ossidante che i contaminanti ambientali hanno sull'organismo. Quindi una sorta, diciamo così, di controbilanciamento degli effetti degli inquinanti. Questa è una misura che noi stiamo cominciando ad avviare col Ministero della Salute. Per quanto riguarda ovviamente quello che possiamo fare in casa e quindi l'inquinamento indoor, ovviamente detersivi, cosmetici, le pellicole sui cibi, cercare quindi di prendere cibi quindi freschi, le bottiglie quindi di plastica, cercare quindi di evitarla, ricche di bisfenoli. O cambiarle spesso, non riempirle di nuovo di acqua. Assolutamente, meglio comunque sempre il vetro. Ma poi ancora quindi altri aspetti quindi che riguardano l'igiene quindi intima, per esempio l'uso di deodoranti, questo che sono tra l'altro ricchi di alluminio, quindi bisogna anche stare attenti a questo tipo di inquinamento. Le stesse pentole antiaderenti che se vengono scostate hanno PFAS, quindi sono delle sostanze tossiche quindi per l'organismo. Ci sono una serie di accorgimenti e poi ovviamente stare molto, diciamo così, alla larga, ma se è possibile almeno di notte spegnere il wifi e stare quanto più è possibile lontano dai cellulari, almeno usarlo nei limiti dunque del possibile, perché la questione, diciamo così, delle onde elettromagnetiche, l'impatto che le onde elettromagnetiche hanno sulla fertilità, ora sta cominciando praticamente ad essere un problema affrontato e sembra, e ci sono già dei dati che indicano che in effetti hanno un importante appunto effetto sulla capacità fecondante e in particolare sugli spermatozoi, che oltretutto sono dei cellule estremamente sensibili, perché a differenza dell'ovocita, qual è la differenza di base? Che noi abbiamo la riserva ovarica alla nascita, dalla pubertà in poi c'è il consumo fino alla menopausa. Nei maschi invece parte la spermatogenesi alla pubertà, ma fondamentalmente c'è un ricambio continuo. Sono
cellule che si riproducono continuamente, riproducendosi continuamente, accumulano più facilmente danni. Sono, se vogliamo dire, dei lettori epigenetici, dei lettori di quello che succede sull'ambiente, per cui sono molto quindi più sensibili. E quindi noi stiamo cercando dunque di far adottare alle coppie, a partire ovviamente quindi al maschio che è più sensibile, stili di vita adeguati, soprattutto nella fase preconcezionale, quindi almeno 3 mesi, noi diciamo 6 mesi, prima dunque di concepire un figlio, di ridurre quanto più è possibile le esposizioni ambientali. Fra l'altro, lo dico, non è una battuta, ma è un dato storico, nel 1600 i frati francescani dicevano: se vuoi avere un figlio sano, devi andare in un posto dove mangi bene e respiri aria pulita.